Certamente questo primo intervento è quello che ha aperto un po' la strada alla nostra attività cardiologica nel campo delle cardiopatie chirurgiche. Bisogna dire che questo intervento ebbe una grossa risonanza anche sulla stampa. A Parigi, i giornali di Parigi hanno titolato questo evento per il fatto che era certamente uno dei primi casi nel quale era stato impiegato un innesto venoso omologo per portare a termine un intervento di anastomosi su clavio polmonare secondo Blaylock. Infatti sul giornale L'Aurore di Parigi uscì un articolo, una piccola bambina italiana ha avuto da sua madre una seconda vita perché la madre gli aveva donato un pezzo di vena per poter correggere la sua malformazione cardiaca. A questo intervento ne seguirono un'altra decina in tutto l'anno 1950. Prevalentemente erano delle tetrade di Fallot, mi ricordo ancora i nomi, Osta, Renzo, Mariuccia. Ricordo ancora i nomi e cognomi, che adesso non sto a ripetervi, di questa decina di malati che furono operati per cardiopatie congenite. Però, diciamo, il problema che si veniva maturando era quello di poter poi passare alla chirurgia delle cardiopatie acquisite. Nel mese di ottobre del 1950 si svolse a Parigi il primo congresso mondiale di cardiologia. Era un congresso molto importante perché dopo il lungo periodo bellico e quello post bellico che aveva impedito, diciamo così, ai rapporti reciproci delle varie scuole cardiologiche nel mondo e quindi la possibilità di interscambi delle ricerche e delle nuove procedure, questo congresso costituì un motivo importante di incontro, di tutte le scuole cardiologiche mondiali. Difatti un congresso che durò una settimana, che si svolse a Parigi, alla Sorbonne di Parigi, sotto la direzione del professor Lobry, che era il cardiologo dell'Università di Parigi. Noi mandammo tre nostre comunicazioni per il congresso, che erano di carattere cardiologico, fisiopatologico e che riguardavano il cateterismo cardiaco, cateterismo venoso, il cateterismo delle vene sovraepatiche, il cateterismo delle vene renali e il cateterismo del seno venoso coronarico. Queste indagini venivano svolte soprattutto per calcolare il consumo di ossigeno distrettuale, che veniva calcolato mediante la differenza arterovenosa di ossigeno misto nell'atrio destro dell'ossigeno delle vene renali, delle vene sovraepatiche e del cuore attraverso il prelievo dal seno venoso coronarico. Queste nostre due, tre comunicazioni furono inserite nel congresso al primo posto nella sezione iniziale del congresso. Noi abbiamo aperto il congresso, il primo congresso mondiale di cardiologia. E le nostre comunicazioni sono state molto interessanti, sono state molto apprezzate. Naturalmente ne fummo soddisfatti, entusiasti, tant'è che alla Parigi
pranzo finale di chiusura del congresso, il professor Lobry, diciamo ringraziando tutti i partecipanti, ha ricordato i relatori italiani, i quali avevano dato un importante contributo e avevano aperto con le prime tre relazioni il primo congresso mondiale di cardiologia. Questo fu per noi un motivo molto di entusiasmo e un incentivo a proseguire in tutta la nostra attività. Però durante questo congresso a Parigi venne eseguita le prime due commissurotomie mitraliche da parte di un chirurgo americano, O'Neill, Glover, Bailey e O'Neill erano i tre chirurghi che avevano dato inizio negli Stati Uniti alle commissurotomie mitraliche. E O'Neill, che era presente a questo congresso, eseguì a Parigi i primi due interventi di commissurotomia mitralica, al quale io potei anche solo da lontano, dalla tribuna, assistere a questi interventi. Ritornato in Italia, diciamo così, ebbi modo di parlare al professor Dogliotti e di dire: guardi professore, che si può operare anche la stenosi mitralica, eccetera, e di conseguenza è un'apertura nuova alla cardiochirurgia. E fu da quel momento che incominciammo a interessarci anche di questa cardiopatia ai fini della sua correzione chirurgica.